grande partecipazione a Sennori per Calici di Stelle. Vediamo il servizio di Emanuele Floris. Vini, tradizione e divertimento è stata la miscela nei giorni scorsi di Calici di Stelle a Sennori, evento che ha richiamato migliaia di persone, stavolta centrato sulle forze locali. Si è puntato su quelle che sono le nostre eccellenze, la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tutto fatto in casa, diciamo, e tutto organizzato da associazioni locali. Quindi quest'anno abbiamo voluto fare questa scelta e crediamo che sia la scelta giusta e crediamo che sia la scelta molto più produttiva rispetto agli anni scorsi. In vetrina le eccellenze enogastronomiche del paese della Romangia, in una manifestazione inserita nel circuito dell'Associazione Nazionale Città del Vino. In questo territorio abbiamo deciso di continuare una delle attività che venivano svolte da sempre, un po' dai nostri genitori, un po' ancora prima dai nostri nonni, eccetera. Quindi rimanere qua è stata la nostra scommessa. Diverse le attrazioni, da laboratori esperienziali ai gigantes alle mostre, ricordata poi con una maglietta Francesca D'Idda, ennesima vittima del femminicidio. E tra gli stand non è mancato invece l'omaggio alle donne, fondamentali nel costruire tradizioni e saperi. Mozilla era il marsupio che utilizzavano le donne prima, quando raccoglievano le olive a mano. Abbiamo voluto dare un omaggio alla raccolta delle olive che veniva fatta prima in antichità soltanto dalle donne.